Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo qui con Elliot. E faremo un mukbang. Abbiamo preso lui Big Mac, McChicken. Io quello nuovo crispy Mac bacon al pollo. Le crocchette. E basta. Anche perché abbiamo svuotato mezzo McDonald's. Ok, iniziamo. Prendo il telefono, lo metto qui in mezzo. Lo sblocco, così possiamo leggere le domandine. Iniziamo, dai. A magna. Grazie, finalmente il cibo. Allora, dentiamo questo. Anche perché è quasi tutto freddo. Io devo iniziare al Big Mac. Per forza. Ho voluto cambiare perché di solito prendo sempre il crispy Mac bacon. Com'è? No? No. Forse perché è freddo, ma preferisco quello normale. Allora, iniziamo, dai. Allora, due ragazzi mi hanno chiesto quanti anni ha Balto. Ha 5 anni. È un bimbo di 5 anni, un pestifero. Sì. Domani ricominciamo a giriti. Un ciccione, ragazzi, un ciccione. E un mammone. Poi, per Elia. Com'è avere una fidanzata con un cavallo? È bello. Anche perché io sono amante degli animali, quindi sono contento che ha scelto questa strada. Perché parte che mi coinvolge e quindi mi spiega tutto quello che fa, mi piace sapere, io sono una persona tanto curiosa. È vero, cioè lui, anche se tipo è una cosa, non so, tipo i cavalli, no? Che non, magari non ce l'ha, gli potrebbe non fregare niente. In realtà gli interessa, tipo, sapere ogni singola minima cosa. Perché sono curioso, se no mi piace, sono motocrossaro, diciamolo così. Però è bello averci una ragazza che fa cavalli. Però contro chi di bocca è messo in gara? Ma chi di bocca quello americano? No, penso si riuniscono. Ma allora, in realtà, io, cioè, devo dire questa cosa. Ho visto alcuni che usano il chiù di bocca, quello che uso io, che però voi dite che è nasalina. No, quello è il chiù di bocca. Però no, io non lo chiamavo chiù di bocca, però non va davanti al filetto barra morso, va dietro come la nasalina inglese. Mentre il chiù di bocca inglese va usato praticamente davanti, da quello che ci ho capito io. Io non ci capisco niente. Comunque, per quello là, inglese contro, per quello nostro... quello verde che c'è tu. Quello verde, sì. Pro. Perché in realtà sarebbe tipo una salina inglese, vabbè. Martingala contro. Mettere la foto qui, no? Sopra la tua faccia, tutto. No. Nessuna foto, nessuna. Poi. A Elia piace aiutarti con Bull? Sì, però mi schiavizza, raga. Cioè, io mi fa una telefonata da qualcuno perché. A parte che mi maltratta. La seconda cosa mi schiavizza. Per la terza cosa, lo dico. È vero. Che ti schiavizzo? Vi voglio mostrare in retroscena dei video quando mi schiavizza, ragazzi. Mi schiavizza. Schiavizza. No, non gli credete. Mi schiavizza. Poi. Per Elia, ti piacerebbe avere un cavallo da montare? Sì, ma no, nel senso. Io qua, mo. Sì, nel senso che mi piacerebbe l'idea di un cavallo mio. No, perché è un impegno. È un impegno. Cioè, il cavallo mangia tutti i giorni, ci vuole tempo per stargli dietro. È una passione che ti prende al 100%. Io già ce n'ho una. Il bello della moto è che... Puoi essere anche meno fiscale. No, però nel senso, se la moto non c'ha tempo di andarci, rimane lì ferma, non gli succede niente. Il cavallo invece c'ha bisogno di tutte le cure immaginabili. Ah, poi lo lavo... Cioè... A parte che c'ho un pony. Basta troppo. Quello. Adesso mi piacerebbe sapere... Comunque montare. Se vieni a fare tipo qualche passeggiata con sì, me. Sì, ma anche per sapere lavorare in cavallo, alla fin fine non è una cosa che mi interessa. Amore, lavorare in cavallo. Che ne so io.
Magari questa parte non ce l'ha detto, magari. Non ce l'ha. No, non ce l'ha detto. Sì. Andiamo avanti con un'altra domanda. Io ancora non ho finito. Comunque, ragazzi, io preferisco il crispy normale. Quando mai? Però vabbè. Ma te ne sei mangiato tutto come un drago. Come un drago. Va bene, cambiamo. Veramente è arrivato fatto. Fatto. Poi. Per Giulia. Per me. Speriamo, Giulia. Piacere. Sì. Sei soddisfatta del cavallo che è diventato bull? Che obiettivi hai ancora per lui? Allora. No, non è soddisfatta, raga. Sì. Per niente. Per il momento sono estremamente soddisfatta e fiera del cavallo che però è. Però lo diciamo più in alta. Esatto. Ancora comunque c'ha tantissime cose da fare. E nel senso, obiettivi per lui. Deve comunque finire a doma. Barra addestramento. Sì. E un po' le sembra un passo per volta. Step by step lo devi finire a GS. Sì. Sì, anche perché c'è. È piccolo, quindi c'è un calma, ragazzi, veramente bisogna andare tranquilli. Deve far venire la bava, schifoso. Poi tre aggettivi che secondo te descrivono Bull. Allora. Magnone, grassone e coccolone. Allora, secondo me è intelligente. Permaloso come la padrona. Curioso. Permaloso. È permaloso come te? Sì, è permaloso. Forse anche testarlo metterei. Quattro aggettivi. Quattro. Non ne bastano tre. Voi vedete la padrona e la fotocopia spiccicata. Non è sì, al maschile però. Elia va a cavallo? Se sì, da quanto? No, non va a cavallo. Ho preso qualche lezione quando avevo 10 anni. Il monte inglese. Poi ho smesso. Faceva salto. No, non facevo niente perché non ci sono arrivato. E sì, però se continuavi. No, mi piaceva più la monta americana comunque. Anche allora, te lo giuro su di noi. Sono sicuro al 100%. Ma se andavo sempre su un maneggio all'inglese. Ma che ne sapevo se non i maneggio all'americana? Ma tu già sapevi l'esistenza della monta americana? Certo, la sera mi piaceva più quella americana. E dove l'avevi vista? Dallo zio mio che andava a cavallo forse? Ah, dovete capire una cosa di Giulia. Quando lei fa una cosa, se crede che è tuttologa. No. Con gli altri persone, tipo me ragazzo suo. No, solo con te. Solo con me. Quindi me, lo odio. L'ho pure sputato. Sputa sempre, è peggio dell'ama. Quindi, scriveteli qui sotto. GS, GS Revenge, scriveteci. Lui mi chiama GS Revenge perché sono sempre arrabbiata. Ma la vedete carina, tranquilla e coccolosa. Ma io ve la darei un giorno intero con voi. Così mi dipingi come un mostro. A quello che fai? No dai. Bull è socievole con gli altri cavalli o li vuole uccidere? No, è socievole. Abbastanza. Oh, abbastanza, mo. Vuole giocare, nel senso non è che balla per ammazzarli. Nel senso non è dispettoso, è giocherellone. È dispettoso, molto. No, abbastanza. Cioè, è socievole, però è dispettoso. Sì, però nel senso non è che è un cavallo che odia gli altri cavalli o che i ballai di minaccia di morte. No, no, mai no. Successo. No. Anche perché è cresciuto proprio con altri cavalli. Tutte odia femmine l'hanno sorbata. Odia cani e basta. L'hanno sorbata. Sì, odia i cani, ma per delle vicende successe. Ora bullo di sottopancia. Io ragazzi, cioè ve lo giuro, 26. Io non mi ricordo se è 26 o 28, però mi sembra più 26. Sì, perché volevamo prendere. Cioè lui voleva prendere. Va bene, non prendiamo più niente. Di che non avevi tu che lo vuoi prendere, me lo vuoi regalare? No, per forza. Ormai non te lo regalo più. Va bene, ok. Questa Liberia. Non te lo regalo più. Me lo ricorderò. Vai. Mi ricordo di tutto. Non hai pensato di fare un video woman versus ho barato versus food con McDonald's sfidando Elia? Non lo tocca fare. Mamma mia.
C'ho paura di perdere. Perderò sicuramente. Sì. Se mi metto che è... Amore, solo perché tu sei un uomo. Se no si devo sfidare la parità dei sessi dov'è? No, perché c'è lo stomaco nettamente superiore, sì, a me. Sì. Diciamo pure così. Va bene, poi quando lo faremo io vincerò, perché vincerò. Metterò sto pezzo di video. No, io non la proprio lo mangi tu per piacere. Mettiti anche questo di video. No. Tu hai pro e contro. Risposta mia e tua. Io e dico poi contro. No. Tutte e due. E poi il contrario. Anthony Telecolo. È una persona. Allora. Andiamo, eh. Diretta, decisa, dolce con le persone che ritiene che meritano la sua, come si posso dire, la sua amicizia. La mia benevolenza. Sì. Dà il mille per mille. Ma se gli fate un torto, ricevete il mille per mille della sua amicizia. Di odio. Quindi GS Revenge. Tipo persona con il fuoco sugli occhi che vi potrebbe dare forconate, del resto è un acquario, ragazzi, eh. Da quando che stanno intendendo? Non lo so, ma mi dicono che acquario al lavoro è... Contro? Contro. Fissata. Troppo su alcune cose. Tipo il disinventato. Mamma mia, la odio. Qualche volta è illogica su cose che potrebbe usare tanto la testa perché è intelligente. Poi? Come sta? In genere tanti. No, ammazza. E poi che? Permalosa da morire, raga. Permalosa, cioè non mi sembra di là che si incazza subito. Ah! E poi se lo fai tu con lei. Ah! Tu sei sempre! Quindi ragazzi. Ah, i due capiranno sicuramente. Capiscono. Vabbè, sono perfetta, insomma. Sì, anche perché la perfezione è brutta, noi non le volevo perfette. Adesso devo dire io i suoi. Io non ho pro. Non ho né pro né contro, scherzo. Allora, pro dolce. Ma nel senso zuccheroso? Sì. C'è tanto zucchero sopra di me? Sì. Ma di canno è vero. È differente. Allora, dolce, intelligente e come si dice quello che fa tutto? Regalati il dizionario italiano, ragazzi. No, ma si dice quello che fa di tutto, cioè tutto fare. Multitasking. Queste parole in inglese. Ragazzi, non sa una parola in inglese. Andate in Grecia, faceva il linguaggio dei segni. Oh, adesso l'hanno capito tutti. Con multitasking. Vabbè. Poi, difetti. Perché ne hai detti tre e basta? Non ce lo dico. Va bene. Non sa niente più, sta vedendo che sta faticando. Non mi sa fotografare. Sentite è un difetto. Sentite che tu mi sfrutta. È lagnoso, da morire. Ma senti questa? Da morire, cioè voi potete capire quanta ragno c'ha quando attacca. Ragnoso. E... basta, dai. Tutto sporco al bianco. Basta. Cosa pensi che farete tu e Bull a livello di disciplina? Ve lo dico io. Running. Ma per adesso non è molto portato. Per running. Non si sa mai. Ancora? Non te lo voglio. Vabbè. Cioè, di carattere sarebbe tipo un cavallo da training. Però c'ha alcune cose che proprio non gli piace fare. Vabbè, ancora c'è di. Però vediamo un po' andando avanti con i giorni, i mesi e gli anni. Mi raga gli ha fatto la prima gara da training. Che io ci avrò tipo... quanti anni ci avrò? Madonna, 40 anni il signore. 39? No, scusa. Sono 40. Come convincere i genitori a comprare un cavallo? Non si può convincere, ragazzi. Cioè è un impegno importante, è una cosa che sì, si può convincere perché se tu sei consapevole. Sì, ma se lo vale solo come uno sfizio. A me non è che vale solo uno sfizio. Però devi fargli capire che...
Cioè, ha intenzione di occupartene. Come su Yellowstone, gli devi dare da mangiare la mattina, se no il cavallo non mangia. Gli devi dare da mangiare la sera, se no il cavallo non mangia. No, vabbè, quello far... no. Sì, se no il cavallo non è. Però comunque sia, tutto il resto, sì, cioè è un impegno e tu devi fargli capire che riesci a occupartene. Sì, però il cavallo non è solo andare a maneggio e montarci su. Ah, no, questo sicuramente. Capire, perché molta gente va a maneggio, ci monta su e poi torna a casa. No, quello non sicuramente, né, però cioè, né un, no, è un impegno che... Non è un mezzo per fare una cosa, è una persona, è un animale. Una persona. Beh, no, sì, persona. Sicuramente, però cioè nel senso è... Cioè poi ovviamente... Diciamo che è uno stile di vita, dai, invece il cavallo, secondo. Ah. Sì. Oh, ma io voglio essere pagato per queste perle di vita. Non mi fa ombra. Mi piace montare più in inverno, vero? Ma mille volte. Cioè, raga, oggi un tafano di qui mi ha pizzicato. Gli sta bene, ragazzi, dove... perché è stato in giro tutta l'estate. Allora, lei che fa i video? Con i leggings a cavallo. Con i leggings. Ma che vuoi? Neri che attira i tafani, 18.000 pizzichi. Io ho dovuto comprare i jeans perché lei non se li comprava. Perché li odio. Io gli dovevo lasciare, dopo fiate 27.000 pizzichi. No. Comunque sì. Poi mi ha chiesto, no, sì, tutta tu la casa o ci sono anche i tuoi, è bellissimo. Cioè ragazzi, risposta: lei sta qui a casa solo perché c'è Balto, se no la cacciano via. Ha detto mia mamma così, ha detto rispondi che non la cacciamo via soltanto perché sennò porta via Balto. È un quarter per peio. Che vuoi fare una sorpresa? No, non l'avevo letto sta domanda prima. Seria. Bull è un quarter per paint o un pinto? È bellissimo. È un paint. È un paint, ragazzi. Non c'è paint. Quarter. Un paint, paint, paint. A cosa serve il barfoot? Non è che serve a qualcosa. È come una persona dice, cioè, è una persona che decide di tenere il cavallo scalzo e di conseguenza si chiama così. Cioè, non è che serve a qualcosa. Che intelligenza, ragazzi, queste cose non lo so. Ciao Giulia, allora ma Bull sa fare salto ostacoli? PS, io e il mio pony vi adoriamo, grazie mille. Allora, sì, ragazzi, il salto della carretta sa fa pulsare. Allora ragazzi, Bull è un cavallo americano, di conseguenza non è portato per saltare. Cioè nel senso è 1,50 m, ragazzi. Ma manco. Cioè, cioè, no, nel senso non salta, è. Cioè, salterà i fossi in passeggiata, ma non è che lo metto a fare. A parte che a me non piace fare salto ostacoli. Quindi, cioè, nel senso, magari io posso provare a saltare un saltino così, ma. Sì, scende Giulia da qua. Comunque, per ora no, anche perché. Quante domande? Dai, facciamo le ultime perché abbiamo già finito di mangiare un bel pezzo. Ma però, quante ce ne so? Cosa fai quando vai in maneggio ma non monti? Allora ragazzi, io in realtà pulisce, monto... Pulisce, no, pulisce, aspetta, pulisce. Io in realtà monto 2-3 volte a settimana. Quindi io ci vado tutti i giorni e tutti i giorni io vado su, lo pulisco, sto là, lo porto a mangiare l'erba, cose... Lo pulisco e lo pulisco, poi chiacchiero. E lo pulisco, poi lo pulisco. Chiacchiero e poi lo pulisco, basta. E soprattutto la cosa fondamentale è che tutti i giorni pulisco i piedi. È fissata. Poi, ma con Bull più avanti farai anche gare? Può darsi. Può darsi. Però devo un attimo vedere perché io non sono un amante delle gare. Non è vero, quando ci si trova... No, ma non sono un amante delle gare. Quando ci si trova, vuole vincere a tutti. Sì, voglio vincere, però non ho l'atteggiamento di una persona che può andare in gara. Perché non puoi... Avece tipo il mal di pancia, il vomito prima di andare sempre alle gare, cioè, o l'ansia. Ma che ne sai, le hai fatte? Sì, con Balto. Una. E stavo per morire dall'ansia. Ma non si vedeva, sei stata bravissima a nascondere. Sì, però stavo malissimo interiormente. Però dopo... Hai mai pensato di mettere a bollo la sella inglese giusto per vedere come gli sta? Allora, sì, e ho in mente una cosa in collaborazione con Sera. Quindi ne vedrete prossimamente delle belle. E quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like per questo video. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!
Smetti di prendermi in giro. Ragazzi, un attimo. Allora, avevo fatto anche delle domande su YouTube, alla community appunto, e mi avevano chiesto dove vi siete conosciuti, vorrei il maneggio vostro, a che te vi siete conosciuti, ti adoro, grazie. Allora, dove vi siete conosciuti? Noi in realtà ci conosciamo da quando eravamo piccoli. E quindi... Beh, brindatevi. Beh, E poi vorreste un maneggio vostro? Beh, cioè, nel senso lui alla fine non è... Però gli piacciono i cavalli, però Sì, comunque... però sì, mi piacerebbe Sì. la A GS. che età vi siete conosciuti? Io avevo 16 o 17? 17, 16, 16, 2014, ecco. Poi vorreste un figlio? Adesso che domande so. Che ne so. Vorreste un figlio? Sì, No maschio o comment, femmina, un saluto. no comment. Adesso no. Più avanti, chi lo sa. E poi maschio o femmina, tanto mica non posso decidere Per me è uguale. io. Poi, come è iniziata la tua passione per i cavalli? Boh, così, cioè, è iniziata così. Con la lagna, raga, con la lagna. Buon appetito, i cavallini! Così è iniziata. Bello. Perché hai scelto proprio la monta americana e non quella inglese? PS, faccio anche io monta americana. Allora, ho scelto la monta americana perché a me piacciono i cavalli americani e perché mi piace più la monta in generale e le discipline E tutto il resto. e... Poi non ce la saprei proprio vedere su. No, infatti l'ho fatta monta inglese. Fatta. Vabbè. Tralasciamo. Però sì, insomma. Vabbè, fine.